Scossa dalle contestazioni subite in settimana da parte dei tifosi e desolatamente ultima in classifica, la Salernitana si presenta contro l'Ancona con un più aggressivo 4-3-1-2 con Merino alle spalle delle due punte Fava e Caputo. Fra i dorici, a rischio penalizzazione per problemi amministrativi, l'unica assenza è quella di Surraco, sostituito da Schiattarella, ma Salvioni vuole risposte dalla sua squadra dopo le ultime due trasferte senza punti. L'avvio è però di marca Campane e al quinto Fava, su sponda di Caputo, recapita da Costa il primo brivido con un esterno destro di poco alto. 100 secondi della punizione tagliata di Merino a chiamare in causa il portiere marchigiano, bravo e attento ad alzare sopra la traversa. Gli Amaranto ci mettono voglia e pressing, limitando le fonti del gioco biancorosso e costringendo Mastro Nunzio al 14° a fare tutto da solo, compreso il sinistro debole che si perde fra le braccia di Polito. Al quarto d'ora Salvioni perde Catinali per infortunio e inserisce Camillucci, ma progressivamente le due squadre si spengono e si annullano, chiudendo ogni varco nei 16 metri finali e facendo di fatto prevalere la noia sul divertimento. Tanto che il pubblico non ha di meglio da fare che continuare a lanciare in campo bengala e bottigliette. Al 43° gli animi li risveglia il peruviano Merino, che con una punizione a giro pennellata dal limite va ad incocciare la traversa Pien, lasciando pietrificato da Costa. Splendida ma anche sfortunata l'esecuzione del numero 10. Il legno colpito galvanizza la Salernitana, che al ritorno dagli spogliatoi ci mette 20 secondi per crearsi un'altra grande e doppia chance. Entrambe le volte la palla buona capita sul piede di Dino Fava, ma la prima volta il suo tiro viene ribattuto e sulla seconda non indovina la deviazione per questione di centimetri. Al 56° comunque i campani vedono premiati i propri sforzi, con Caputo bravo a conquistarsi il calcio di rigore aggirando Milani dopo il suggerimento in verticale di Soligo. Sul dischetto si presenta Merino, migliore in campo, e il peruviano spiazza da Costa per l'1-0. Primo centro in appena 8 apparizioni per il fantasista sudamericano. Nemmeno il gol ha il potere di scuotere i dorici, ormai alle prese con gli atavici problemi di imporre il proprio gioco fuori dalle mura del Conero. Eppure all'80° gli ospiti avrebbero comunque la palla del pareggio, quando il tiro cross di Zavagno dalla sinistra assume una traiettoria beffarda e sorprende Polito, che comunque viene aiutato dal tocco decisivo della traversa. Ma è un ancora troppo spento, infatti un minuto dopo i marchigiani capitolano definitivamente. Palla al bacio di un immenso Merino per il neo entrato Federico Dionisi, l'attaccante rimane freddissimo davanti ad Acosta e lo infizza con un preciso tocco che vale il 2-0. Gol al debutto per il giocatore arrivato in prestito dal Livorno. Completamente fuori giri gli ospiti all'84° sbandano ancora, ma questa volta Zavagno si immola sulla conclusione a botta sicura di Fava e spedisce il pallone in calcio d'angolo. Ma la debacle è dietro l'angolo, perché all'85° Dionisi decide di regalarsi in pieno un sabato da sogno, sfrutta l'assist dolcissimo di Montervino e cala il tris. Doppietta al debutto per il 22enne nato a Rieti. Alla Recchi finisce così con un pesante 3-0. La Salernitana torna a vincere dopo 45 giorni di digiuno, sperando di rinviare la appellativo di vittima predestinata alla retrocessione. Per l'Ancona invece l'ennesima bocciatura non giustificata, lontano da casa, ma di questo passo la Serie A rimane un miraggio.